e benvenuti nel mio nuovo video. Allora ragazzi, buongiorno, buongiorno. Allora, vi ho messo giusto qualche sketch di quella che è stata la nostra serata di Halloween, molto in tranquillità. Vi ho fatto vedere che cosa abbiamo mangiato, quindi abbiamo mangiato la pasta con la zucca e le olive nere, buonissima. E poi appunto ho fatto qualche nuggets e qualche patatina con le faccine di Halloween. E poi per finire Gabriele ha fatto quella bellissima orange velvet, perché ha fatto una red velvet però arancione per l'occasione di Halloween. Mi piaceva tantissimo quell'inquadratura, mi piace tuttora tantissimo e trovo che sia bellissima. E comunque la torta era molto buona. Allora, quindi, finito Halloween, finite le festività, tra l'altro sono contenta che il video sulla storia di Halloween vi sia piaciuto. Bene, siamo giorno nuovo, si va avanti. Allora, in teoria quello che dovrei fare oggi è iniziare a togliere magari qualche decorazione di Halloween, non tutte, ma qualche decorazione sì. Tra l'altro, oggi, a parte il casino, c'è mia mamma a casa vestita col mio pigiamone da panda, molto molto carina. No, vabbè, più che altro è caldo. E quindi, vabbè, in questo momento sta cucinando. Ho aperto il video tardissimo perché sono già mezzogiorno. Però insomma è stata una mattina un pochino così, anche perché mia mamma è a casa perché le hanno ridotto i giorni di lavoro per tutta questa cosa, per tutti questi decreti che stanno facendo, gli orari di chiusura e quant'altro. Quindi adesso sarà a casa 4 giorni alla settimana, ci facciamo un po' di compagnia, facciamo un po' di cose, però insomma diciamo che la situazione non è delle migliori. Solo che già che si ferma adesso stasera sicuramente poi sentiremo le altre notizie, sentiremo un nuovo decreto e tutto quanto, però diciamo che sta diventando un pochino più preoccupante perché comunque se ti fanno rimanere a casa dal lavoro, ma allo stesso tempo le tasse e le bollette continuano ad arrivare, diciamo che diventa un po' difficoltoso. Però, a parte questo, sono i problemi della vita di tutti i giorni che comunque ci continuano a perseguitare e questo periodo si sta dilungando veramente fin troppo. Infatti io in teoria adesso dovevo scendere giù in Umbria, in teoria, dai miei nonni. Perché adesso la prossima settimana è il compleanno di mio nonno e meno male che mia madre mi disse di non fare i biglietti tipo il mese scorso perché appunto adesso non sono più permessi i viaggi interregionali, quindi siccome i miei nonni abitano giù in Umbria, se avessi preso i biglietti diciamo che sarebbero stati soldi persi. Quindi ci sono un po' di pensieri, un po' di problemi, però cerchiamo sempre di prenderli un pochino alla bene meglio, di fare un sorriso ogni tanto, che tanto male non fa nessuno. Anzi, forse è l'unico motivo buono, ecco, insomma. Infatti, cercando di trovare il lato positivo che mia mamma a casa, ne approfitterò per farmi cucinare da lei qualche suo piatto delizioso. Adesso sta preparando la matriciana. E poi vediamo perché probabilmente oggi pomeriggio dovremmo scendere, andare un attimino al Lidl, però non è niente di certo, anche perché qui fa freddo, in più la bronchite non mi è passata. Sto iniziando ad avere pizzichi alla gola, quindi sono un po' titubante, però vediamo. Nel frattempo vi faccio vedere giusto qualche ripresina della matriciana che sta preparando mia mamma.
ragazzi, allora siamo appena tornati a casa. Siamo, come avete visto, abbiamo fatto un paio di giretti. Soprattutto abbiamo preso un po' di cosine al mercato, poi siamo passate da acqua e sapone perché ho visto che c'erano degli sconti, insomma, sul volantino, e solo che non ho fatto riprese perché ho scoperto che non si possono fare e vabbè, non fa niente. Poi siamo ancora andati a Lidl a fare la spesa per casa, almeno per 15 giorni siamo a posto. Quindi adesso velocemente vi mostro quello che abbiamo comprato, anche perché alcune cose ci tengo a farvele vedere, alcune novità, soprattutto del Lidl, anche perché io ho preso questi due volantini. Uno è il volantino normale con tutte le offerte settimanali, queste qua, e poi anche del super weekend, in cui mi sono già segnata alcune cosine che poi dovrò andare a comprare. E poi ho preso questo giornalino su tutti i prodotti dell'Axe, e ci sono anche tutti i prodottini che usciranno a Natale, da qui fino al, mi sembra, 23 novembre. Quindi ne ho approfittato, mi sto segnando tutte le cose che voglio prendere al Lidl, anche perché ho scoperto che all'interno di questi dépliant ci sono anche delle ricettine sfiziose da fare con i loro prodotti, che poi però andremo a vedere insieme. Quindi vi faccio velocemente vedere quello che abbiamo preso, così poi continuiamo a fare quello che dobbiamo fare. Allora, come avete visto, siamo anche passati da Leroy Merlin e dai cinesi. Tutto il fatto che tipo Auchan così tutto chiuso è stato veramente desolante, una cosa stranissima, tipo non c'era anima viva, ma perché adesso lo stanno ristrutturando, perché essendo che è stato comprato dal Conad, insomma un casino. Comunque, da Leroy Merlin ho trovato in offerta questo rullo per dipingere. E io l'avevo comprato l'anno scorso su Amazon, mi ero trovata benissimo, però si era rotto perché insomma mi ero dimenticata di togliere dei chiodini sul muro quando avevo dato il bianco, insomma si era spaccato. Comunque, questo rullo è veramente molto 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 utile secondo me, è costato 20 euro e poi in aggiunta abbiamo preso anche il bastone estendibile. Che questo abbiamo pagato 3,95 euro, 4 euro comunque su per giù. Comunque, l'utilità di questo pennello, di questo rullo, scusate, perché ho intenzione comunque di dare il bianco in camera mia, nella parte superiore, dare una rinfrescata ai muri, e qua in cucina. Però la particolarità di questo rullo che mi ha affascinato tantissimo è, ovviamente questo è composto da più pezzi, c'è anche la vaschetta all'interno, però quello che vi volevo far vedere era che questo rullo, a differenza di quelli classici, non si immerge all'interno della vernice, bensì qua c'è un tappino, questo qua, che si apre e praticamente all'interno ci si può andare a mettere con l'aiuto di questa brocca, ci si va a mettere all'interno la vernice. In questo caso, ecco, ce l'ho fatta, vedete? Dentro è vuoto, tramite la brocchetta ci si versa dentro la vernice e praticamente non ha bisogno di essere impregnato. La particolarità di questo rullo con cui mi sono trovata benissimo è che non cola assolutamente. Una parete la faccio tranquillamente in un quarto d'ora, tutta, una parete grande come questa, come la mia, questa qui che è un 4 metri per 3 metri e mezzo, insomma, ed è veramente molto utile, quindi non cola, non gocciola, non sporca e non devo stare ogni 2x3 a intingere il rullo nella vernice. In più ci sono anche questi altri due strumenti, questo è per fare bene gli angoli, anche questo molto molto utile, io perlomeno mi sono trovata benissimo. E anche questo qui per fare negli spazietti più piccoli. Io mi sono trovata veramente bene, l'anno scorso l'avevo utilizzato per dipingere praticamente qualsiasi cosa in casa, no, forse di più, 2 anni fa, e visto e considerato che l'ho trovato a questo prezzo, ho fatto che riprenderlo. Poi andremo a vedere insieme quando darò il bianco in casa. A parte questo, dai cinesi invece, come avete visto, e ovviamente l'avrete intuito, mia madre mi ha comprato questa piantina con le pesche,
quando l'ho vista io me ne sono totalmente innamorata, ho detto no, io la devo avere perché una piantina, ok, è finta, però non sarà granché, ma una piantina con le pesche, cioè non potevo non prenderla. Voi mi conoscete, quindi sapete che era quasi impossibile che la lasciassi là. E quindi mia madre me l'ha regalata. Ovviamente poi questa la andrò a mettere in camera mia, magari vicino al computer, comunque non lo so. Poi ho preso due pack di pile, perché con le decorazioni sempre accese si stanno scaricando, quindi ne consumo tantissime. Poi ho preso un olio essenziale alla fragola per il diffusore e ho trovato queste due cosine, queste due chicchette che poi mi serviranno per fare un fai da te di Natale per voi. E quindi ho preso due palline di queste qua di Natale trasparenti e della neve finta, però in polvere, perché poi appunto andremo a fare insieme due video fai da te molto 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 carini e sono sicura che vi piaceranno tantissimo. Adesso che vi ho fatto vedere tutte le cose che ho comprato, vi faccio vedere anche la spesa che siamo andati a fare sia al mercato sia ad Acqua e Sapone che al Lidl. Allora, inizierei a farvi vedere quelli che ho preso, i prodotti che ho preso da Acqua e Sapone, e ho ripreso il mio Riomel aceto per pavimenti perché mi sono trovata molto molto bene, penso che da adesso sarò affiliata al Riomel aceto. Poi ho preso di nuovo il mio detergente viso, questo qua alla pesca, che avevo terminato. Poi ho ripreso l'ammorbidente coccolino, questo con la grafica edizione limitata, che era in offerta a 2,89 se non vado errato. Poi ho preso le perline della Moschino, di nuovo queste qua, con cui mi sono trovata veramente molto bene, anche se era in offerta, ups, sempre a 2,99 euro, e ho fatto che riprenderle. Infine ragazzi, c'era l'offerta di 2 svelto, quindi per i piatti, a 99 centesimi, e quindi ho fatto che prendere 2 litri di questo detersivo per i piatti con aceto. Per quanto riguarda invece il mercato, abbiamo preso 5 kg di patate, le abbiamo pagate 3,50 euro. Poi abbiamo preso questi fiori di zucca a 1 euro, che mia madre farà una ricetta veramente molto sfiziosa. Poi abbiamo preso 1 kg di questi zucchini verdi, sia da utilizzare come contorno sia per fare le paste. Poi 4 melanzane di queste lunghe. Poi abbiamo preso 1 kg di queste cime di rapa, anche perché erano veramente molto belle, le foglie erano molto 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 belle. E infatti andremo a farle con la salsiccia, cioè sono veramente delle foglie veramente molto 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 belle. E infine, sempre al mercato, abbiamo preso poco più di 1 kg, se non vado errato, di questi friggitelli. Oh, c'è un peperoncino rosso, non l'avevo visto. 1 kg di friggitelli. In totale, per quanto riguarda il mercato, abbiamo speso 13,30 euro, che non è tanto considerando che c'è la busta da 5 kg di patate. Poi vediamo invece quello che molto velocemente abbiamo preso al Lidl, perché abbiamo fatto un po' di spesa. Anzi no, prima di tutto vi faccio vedere lo shopping tra virgolette che io e mia mamma abbiamo fatto al mercato, perché abbiamo trovato un banco dove vendeva tutto a 3 euro. Erano molto interessanti le maglie e allora, io ne ho prese 4, mia mamma invece ne ha presa una, però sono veramente molto graziose. Allora, questa l'ho presa per me, mi piace tantissimo, per 3 euro sinceramente molto bella, anche il tessuto non è affatto male e va sfumando dal bianco al marroncino, molto graziosa. Poi ho preso questa bellissima maglia, anche questa pesante, di ottimo tessuto direi, è bello morbido. Così anche sopra, da mettere sopra i leggings con gli stivali sotto, mi è piaciuta. Questa l'ha presa mia mamma, con questa particolare scollatura con i lacci. E infine io ho... ah no, ci sono altre due maglie. Ho preso questo maglione lungo, rosa, mi piaceva perché è particolare il fatto che abbia qui la cerniera. Anche questa comunque ha un buon tessuto, bello morbido. E infine, sempre per me, ho preso questa maglia simile come fantasia a quella di mia mamma, solo che non ha la scollatura. Nel frattempo credo che sia arrivato anche Gabbo. Comunque, tutte queste maglie
le abbiamo pagate 3 euro l'una, quindi con 15 euro, ragazzi, ragazze, perdonatemi, ma ho preso veramente delle belle maglie. Quindi queste le mettiamo qua, sono molto soddisfatta. Quindi adesso passiamo al Lidl. Dunque, al Lidl abbiamo preso un pollo intero che era in offerta a 2,99 euro, poi un pacco di carote, poi abbiamo preso una di questa pancetta a cubetti, questa è leggermente affumicata, un pacco di salsiccia di maiale, poi abbiamo preso un pacco di gorgonzola, due pacchi di ravioli ricotta e pistacchio da mangiare semplicemente con burro e salvia, mettiamo qua. Poi c'erano le costine di suino in offerta a 3,29 euro se non vado errato, quindi le abbiamo prese per fare anche il sugo. Poi ho preso due di questi pacchi di pannocchie da fare bollite solamente col sale, poi due ossi buchi di tacchino, anche se era in offerta a 1,99 euro, che sono l'ideale secondo me per fare il brodo. Ciao amore! Poi ho trovato questo formaggio della Deluxe aromatizzato alla castagna. Allora, questo è da 100 grammi, deve essere buonissimo, poi io adoro le castagne. L'unica cosa è che non sapevamo che 100 grammi costassero quasi 3 euro. Però non fa niente, l'abbiamo scoperto all'ultimo perché non c'era il prezzo. Poi abbiamo preso due pacchi di farina, questo di grano tenero tipo 00, due pacchettini di speck, che torna sempre utile, e ragazzi, io ho preso la mia prima decorazione dell'anno di Natale. C'era questa lanterna, bellissima, una lanterna portacandele, costava 3 euro e qualcosa, 4 euro, non mi ricordo, bellissima, è tutto in vetro, si apre e all'interno ci si mette la candela vera, quindi non potevo non prenderla, mi è piaciuta tantissimo. C'era anche bianca, ma sinceramente a bianca mancava un vetrino, io non so, l'avranno rotto. Comunque mi stuzzicava veramente tanto l'idea, quindi l'ho presa. Prima decorazione di Natale acquistata. Poi andiamo avanti. L'unica pecca, ragazzi, è che anche stavolta il lievito neanche una traccia, e questa cosa mi fa leggermente paura. Comunque andiamo avanti. Allora, una pasta brisée rotonda che era in offerta a 59 centesimi. Poi abbiamo preso queste fettine per la pizzaiola, sono di bovino adulto. Poi questa salsa di datterino da 360 grammi che è buonissima, io la trovo veramente buona, mi piace tantissimo, lo speck. Poi ho trovato, questa è una cosa divertentissima ragazzi, per Natale, questi biscotti di pan di zenzero che sono da decorare, sono perfetti se volete fare qualcosa di diverso con i vostri bimbi, sono già con la faccina e ci sono i forellini da mettere, i bottoncini, e per farlo qua abbiamo degli Smarties con un tubettino di colla o con un tubettino di glassa per decorare. Trovo che sia veramente un'idea sfiziosa, questi mi sembrano costino 2,50 euro se non vado errato, e io ve li consiglio vivamente perché sono sfiziosissimi, soprattutto da fare con i vostri bimbi. Ovviamente io lo farò perché un po' bimba mi sento sotto Natale. Poi un pacco di patatine, qua ci sono le altre due di mais. Allora, visto e considerato che il lievito non c'era, abbiamo preso il lievito istantaneo della Pane Angeli, non è lo stesso però ci accontentiamo. Un pacco di fagiolini, questi surgelati, e poi ho preso, perché erano in offerta, due dei miei shampoo ultra dolce della Garnier all'albicocca, venivano 1,79 euro l'uno anziché 2,99 euro, quindi ho fatto che prenderle. Poi, siccome erano finite le scatolette per i gatti, abbiamo preso 16 di queste confezioni da 100 grammi, perché le altre erano finite. Poi abbiamo preso pomodorini ciliegino di succo di pomodoro, queste qua in latta, molto molto utili e comode. Poi mia mamma si è presa tre canottiere, perché adesso ci sono le canottiere da donna, sono SML, lei ha preso una L, e ce ne sono di vari colori. Queste sono molto belle perché sono tipo sulla tonalità del rosa.
Poi ho preso di nuovo il Formil che era finito e tra l'altro era anche in offerta, però adesso non mi ricordo esattamente a quanto, un chilo di riso Roma, le uova che non devono mai mancare nel frigorifero, poi un pacco di mozzarella e ancora del parmigiano grattugiato, del burro, ancora ci sono un'altra salsa di datterino e una di ciliegino che ormai lo sapete è la mia preferita. Questi sono altri pomodorini e infine abbiamo di nuovo la farina e il mio shampoo. Quindi questa era la spesa al Lidl e al Lidl abbiamo speso circa 80 euro, mi sembra, 80,30 euro. Comunque, questa era tutta spesa che era tutta la spesa che abbiamo fatto, così almeno per 2 settimane circa siamo a posto. E inoltre ho iniziato a prendere anche qualcosina per Natale, come avete visto. Quindi adesso mettiamo tutto a posto la spesa, e così che poi continuiamo a fare le cose che dobbiamo fare, perché ce ne sono veramente tantissime. Allora, quindi oggi abbiamo fatto tantissime cosine, soprattutto siamo andati in giro, insomma abbiamo fatto un po' di spesa, abbiamo tolto tutte le decorazioni di Halloween, comunque di cose ne abbiamo fatte. Ora si è fatta tardi sera, sono le 8, io mi sono già struccata, messa di nuovo in pigiama e tutto quanto, adesso facciamo cena, tanto Gabriele è anche tornato a casa da lavoro. E niente ragazzi, direi che per oggi abbiamo fatto abbastanza cose e spero come sempre di avervi tenuto compagnia. A questo punto io vi lancio un bacione grandissimo e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!